Nella sala congressuale dell'American Hotel di Agnano, curata dall'Accademia di Alta Cultura Europa 2000, si è svolta la cerimonia di investitura dei nuovi accademici dell'Europa 2000, con il parere favorevole dell'Accademia e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Il nostro collega Maurizio Musella è stato inserito nel ruolo d'onore in questo sodalizio con il grado di accademico. Nel corso della cerimonia sono stati anche consegnati i premi Scugnizzo d'Oro edizione 2012 a personalità del giornalismo, della letteratura, della medicina, delle istituzioni del campo artistico. Il direttivo dell'Accademia, attraverso questi riconoscimenti, ha inteso consacrare un momento emotivo e di riconoscenza. La cerimonia è stata intervallata da musiche e ritmi partenopei che hanno dato alla manifestazione un tocco di vivacità e allegria. Così l'avvocato Alfonso Pagliano, presidente di Accademia. Le finalità dell'Accademia sono quelle di portare un risveglio della cultura napoletana che è gloriosa, ma che in questo momento sembra che sia assopita per altri avvenimenti che impegnano la nazione. Ma in effetti le attività che svolgete quali sono? Le attività che noi svolgiamo sono solamente quelle di proselitismo e lavoriamo nel campo della cultura con conferenze e convegni che facciamo su argomenti di attualità. Presidente, con quale criterio scegliete i personaggi da premiare e quelli che vengono insigniti del grado accademico? Allora bisogna qui fare una distinzione tra quelli che vengono captati nell'Accademia e di quelli che vengono insigniti dello Scugnizzo d'Oro, che è un premio che siamo alla 31ª edizione e che si ripete quasi con un ritmo biennale. Per quanto riguarda quelli dello Scugnizzo d'Oro, che credo che abbia superato l'altro perché innanzitutto ha 31 anni di vita, vengono scelti su segnalazione. Poi esiste un comitato il quale sceglie, valuta i curriculum delle varie persone, curriculum e nominativi che sono stati scelti e che dobbiamo segnalare al Ministero del Turismo e della Cultura, in quanto che questo premio si differenzia dagli altri premi, in quanto è un premio sotto l'egida del Ministero. Bene, noi ci salutiamo così, grazie per averci seguito, arrivederci, restate con noi.